Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Vagrant Story. Continuiamo la nostra avventura dove, per l'appunto, ci eravamo lasciati qui all'interno di questa zona che viene definita l'incrocio. Allora, dato che praticamente dobbiamo esplorare tutte le zone, io direi di cominciare dalla parte sinistra. Fuori il primo cagnaccio. Aumentiamo ancora la nostra abilità. Oh, ho imparato diciamo l'attacco finale del della spada. Bene. Qui è disponibile una porta. La porta è stata chiusa, perché qua adesso devo... Fuori uno. Le lacrime di Yggdrasil. Madonna, colpi critici come se piovesse. Bene. Qua che cosa c'è? C'è una porta, si apre, sì. Bene, quindi possiamo andare. Fuori uno. E fuori due. Maledetto. E qua ci sono praticamente due porte bloccate, quelle di sotto, trappola, eruzione. E qui invece possiamo andare. C'è ancora un ricostituente, 100 HP, riduce il risk, cura lo stato torpore, veleno, paralisi. Sta curando. Thank you.
Però la paralisi non gliela dà, vuol dire che è immune alla paralisi. Tra l'altro devo anche ridurre il mio risk. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. E qui, beh, il forziere, ecco. Pannello velenoso, utilizziamo antidoto. È normale che ci siano trappole. Manica ad anelli, elmo di magia, diaspro del... affinità all'acqua. E sigillo felce, ottimo. Quindi abbiamo trovato il primo sigillo. E ce ne possiamo andare. Qui la trappola, come sempre. Qui ancora non possiamo aprire nessun sigillo, per cui torniamo indietro. È ritornato il nostro lupo a farci compagnia. Buttiamolo giù. Ancora sti tasti che, cioè, nonostante io li abbia sistemati, ancora mi vanno in conflitto. Tra l'altro adesso abbiamo gli oggetti, equipaggiamoceli, dove abbiamo la manica ad anelli, difesa forza 6, quindi direi che ci sta. Vediamo in Uncles, difesa 5, difesa forza 5, difesa intelligenza 6, mentre invece la manica ad anelli, se non sbaglio, era 6 e 6. Sì, 6 e 6, agilità meno 3, però vabbè, alla fine siamo bene o male lì con lì, quindi diciamo che ci sta. La bandana, abbiamo finalmente l'elmo di magia, quindi mettiamo questo, poi qua abbiamo corazza, veste da mago, difesa, no, difesa intelligenza 25, però come difesa forza 7, qua perdiamo qualcosina, però vabbè, la possiamo mettere per ora, direi che ci sta. Curiamoci un altro pochino. Bene. E andiamo questa volta a destra. Vediamo un po' che cosa troviamo a destra. Due forzieri addirittura. Bene, la paralisi mi aiuta veramente, veramente tanto. Questo è un mimic. Velocissimo.
Dai. Ok, riduciamo il risk. Facciamo soltanto combo così, da due. Perfetto. Così evitiamo. Qua sicuramente ci sarà un'altra trappola. No, non c'è una trappola. Scrigno vincolato da magia. E qui allora dobbiamo utilizzare finalmente il nostro... un lock. Adesso abbiamo preso la magia un lock e possiamo aprire lo scrigno. Aculeo, scudo romano, maglia d'anelli, gambale d'anelli, White Queen, accresce la possibilità di evitare torpore del 20%, piazzare su uno scudo, grimorio visibile. Grimorio contenente la magia Eureka, rivela tutte le trappole della stanza, ottimo, e bulbo curativo. Quindi abbiamo ottenuto altro equipaggiamento. Quindi adesso allo scudo possiamo mettere lo scudo romano, decisamente meglio. Al posto dell'elmo di magia...